Il ritorno della nobiltà anche di domenica. Allora, ragazzi, abbiamo da recuperare un paio di cose. In particolare, qui mi avete detto in parecchi, e vi ringrazio tanto. Che facendo il gesto o madre di fronte a questa statua si sbloccherà una cosa. E noi adesso lo andiamo a fare. Allora, come cazzo, allora, io i gesti l'ho fatti mezza volta. Allora, segniamo. O madre l'ho sbloccato cercandolo tempo fa ed è. Dove sta? Oh, eccolo qua. Allora. La nobiltà inchinata. Allora. Chi si cela oltre questa soglia? Ci sblocca. Ah, finalmente siamo arrivati nel fottutissimo punto che io cercavo di raggiungere da settimane. No, settimane no. Una settimana piena sì, però. Aia. Vedo uno sul cavallo. Vedo uno sul cavallo. E allora sul cavallo ci salgo anch'io. Aspetta un attimo. Con tutta la calma del mondo. E sai che te dico, ma questa non la posso fare. Vabbè, vado prima che si spenga. C'è solo lui come nemico? Ah, sotto non ci si può andare. Vabbè. Ah no. I bei ricordi degli inizi di Elden Ring. Aia. Quanto mi ha fatto sclerà questo ai tempi? Vabbè, a te te voglio sfondà. Calma, col calma. Col calma poi. Che sembra un pessimo teppista di zona. Il calma. Ma sono due poi. Ah, io pensavo che. Oh, è in un tacco là con sto cavallo. Te trovo invecchiato un po', eh. Devo dire. Dai a botta, dai a botta! Niente. Vabbè. Importante è che sia andato. Dunque. Missione di Marika. Mi stai dicendo che ne posso avere due? Per un attimo ho immaginato qualcosa che non è reale. No, 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 no. Io vorrei tanto averne di più, ma. E il primo l'abbiamo fatto. Vabbè, senti, senti. Che te chiamo a fa? Andiamo direttamente. Carissimo. Aia. Posso bere? Aia, massa che pigna che mi ha dato. Vabbè, tocca fare una cosa un po' più smart. Carissimo. C'hai lo scudo bellissimo che io vorrei usare da anni, ma non ho la build adatta. Fatto di principio, riusci a battere questo da solo.
primo boss del gioco base. Mi vergogno a farlo con la lacrima questa. Io che la uso liberamente, poi perché non sono uno di quei puristi che no, la lacrima non si usa, ta danno. Perché devo rendermi la vita complicata. Però questo è una mia libera scelta. Oh, e però adesso no, eh. Ali. Bene. Idos. Eppure questo abbiamo fatto. Allora, no, però. Ma io volevo tanto poter riprendere Torrente. Per farmi questo territorio con più calma. A parte che mi sa che tanto. A occhio. No, però scusate. C'ha più senso vedere la parte alta e tornare qua poi nel in un secondo momento. Beh, ma sta zona c'ha solamente questi qui. No, nasconderà qualcosa di meraviglioso. Comunque, qua non c'è niente. Sono i prati in fiore e nulla più. No, senza il cavallo qua non ci si sale mai nella vita. Ripasserò. Altra vista, devo dire, non indifferente. Poi magari non ci sta nulla, però. Vale la pena provare. Regge? Il piccolo balzo lo reggi? Sì. Allora, qua è un villaggio sciamanico. Capisco se è giallo perché c'è una grazia oppure no. No. Albero madre minore. Che fa? Cura gradualmente gli alleati nell'area, vabbè. Signori, vi si vuole tanto bene, però. Quindi. Ma siamo sul vuoto andante. Fermo, fermo, fermo. Treccia dorata. Incrementa enormemente la resistenza ai danni sacri. È valsa la pena di arrivare qui anche solo per questo. Se questo fosse uscito prima che si facesse l'albero sacro. Solo che speravo di trovare qualcosa di più. Cioè, speravo di trovare interazioni. Più che altro. Cioè, tutto questo enorme spazio per due oggetti. Per quattro graditi, intendiamoci, però. C'è niente, no. Nada de nada.
Nada di nada, ragazzi. Questa casa c'ha manco le porte. È tutto finto, da queste parti. È il villaggio finto, non il villaggio sciamanico. No, c'è nient'altro. Abbiamo preso, immagino, tutto. Diamo un'occhiata. Là ci sta il boss, sicuro a palla, ma tipo troppo grosso. Allora, io faccio una bella cosa. Visto che qua si è esaurito il tutto, torniamo un attimino alla Grazia, che era questa. No, era questa. Era questa. Così mi ricarico torrente e faccio la corsa, che se vado a piedi tempo che scendo, risalgo, ci mettiamo un quarto d'ora. Ovviamente non si sono ricreati loro, meno male. Per quanto poi ce li siamo fatti con una certa scioltezza, però. Andiamo a vedere. Così poi fatto questo possiamo continuare la nostra lunga epopea. Deve condurci altrove oggi. Ah, ma c'era un'altra grazia qua, porca miseriaccia. Sei un po' ammorbidito, Miyazaki, eh? Un pochino sì, dai. Ti mette un'altra grazia. Si sarà messo una mano sul cuore. Vabbè, andiamo a vedere su. Non ritardiamo l'inevitabile. Saranno un attimino troppi a occhio. Guarda che roba. Buono, buono, non te muove. Fermo, non te muove. Saranno una ventina a occhio. Ne mancano ancora 2, 4, 6, 8, 10, ne vedo. Scivosta. No, però. Oh! Con molta calma. Ultimi tre, spero. Sta zona si è leggermente accollata adesso. Sono finiti. C'è la mano gigante dell'A. Ok, manina. Oh, mannaggia la morte però. Tearsi! Porca miseria, oh! Andoglie pia!
Niente. Tutti appostati nell'ombra. Sì. Paga su. Ma è tipo zona a collo massimo questa. Porca miseria. Senti, manteniamo la strada maestra, poi ci pensiamo adesso. Un'altra grazia. Sì, vabbè, qua c'è qualcosa che non quadra, ragazzi. Troppa. No. Ma quanti cazzarola sono? No, fermi. Ma è una roba insensata. Ma che sta da scherzare? Ma qua servirebbe uno di quegli incantesimi burini che io non ho, perché. Vabbè, ragazzi, abbiamo trovato la zona di farming estremo per chiunque la volesse. Sempre che appunto non. Però scusate un attimo. Visto che c'ho 200 e passa mila, io andrei un attimino a provvedere. Visto che con 2,90 a livello sarebbe onestamente un peccato perdersi tutto adesso. 2,70. Dove stai? Ci arriviamo a 3? No, ci arrivo con questi. Vabbè, facciamo tutte quelle piccole e basteranno per compensare. Ci si arriva? Ci si arriva? No! Ciao morte. Non è bastato, Pacco. Sì, pia pure questa. Sì, vabbè. Allora, o tempra o forza. Ormai si va così. Vediamo di tempra. Che inizio a sentire un po' in alcuni momenti la stamina che mi viene mancando. E vabbè, andiamo. Immettiamoci in questo turbinio di fogna. Porco tutto. Ma c'è un motivo per cui io voglio. Devo de de desiderare di fare tutto questo oppure. A me andrebbe molto di vedere che cosa droppi, ma. Tua. Niente. L'unica cosa che non doveva succedere è successa. Ok. Oh. Calma, calma. Prendi questo. Finito? Ah, oh, bella spacciata, va. E qui mi sembra di capire che per terra è un po' sporco. Con molta calma, Ale. Bene. E vabbè, senti. Trovo superfluo farli tutti. Ero semplicemente curioso di vedere cosa avrebbe droppato. Niente di particolare, per cui. Proseguo! Proseguo. Sì, anche. Oila! Anche basta.
Rovine delle dita di Deo. Se appare la possibilità di evocare le ceneri, sono morto. Che posto? Sono morto, perfetto. Sono ufficialmente morto. Con calma. È un posto veramente desolante e anche piuttosto schifoso, se posso dirlo. Devo toccare sta cosa? Ah, suona la campana, c'era scritto, mi sa. No, non era suona. Talismano del seme ceruleo più uno. Sì, buonanotte, adà. Incrementa nuovamente il recupero di PA da ampolle di lacrime cerulee. Vabbè. Tutto qua? Io mi rifiuto di pensare che ci fosse solo quello. Mi sembra onestamente, onestamente strano che non ci sia altro. Però, boh. Cioè, ci fosse un bosco, credo che sarebbe già apparso. No? Però tutta sta strada per prendere un più uno su un talismano? Boh. Sembra strano, ragazzi. Mi sembra strano. Poi sono io che non do abbastanza valore a qualcosa di simile, ma. Mi pare un po' strano, dico la verità. No, raga, non c'è niente. Io venivo da qua, vero? No? Decisamente no. No, non venivo da qua. Troveremo qualcosa di raro, rarissimo da queste parti. Vabbè, questo è palesemente un luogo ricco di lore che io non colgo, ovviamente, perché non essendomi mai infognato in quella che è la lore del gioco, non, mi mancano i riferimenti. Perché evidentemente è un luogo ricco di lore questo. Ma che a me non arriva. E vabbè, ragazzi, abbiamo visto tutto qua. Non saprei che altro vedere, che altro cercare. Non c'è niente.
Quindi va bene così. Allora, a questo punto non ci resta che tornare dove dovevamo andare, cioè qua. Cioè qua. Mezz'oretta scarsa di osservazione generale. E senti, posso vedere di giorno sta cosa? Si può? Una volta. Vorrei lavorare di giorno. Eccoci qua. Te voglio vedere in faccia mentre te meno, dai, forza. Via qua. Te voglio guardare in faccia, vieni qui. Vedere. Aia, 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 aia. Che cosa si è trasformato? Ma se io me curo e quello che me curo me lo levi? Che me cura fa? Vabbè, mi ha gonfiato. Te voglio vedere in faccia mentre ti gonfio, invece, mi ha visto bene lui mentre lui gonfiava me, giustamente. Va bene. Sarà un po' più impegnativa di quanto. Ma che cazzo? Vabbè. Si diceva. C'ho nient'altro da fa. Ma mi vedi se ti arrivo da dietro? Non ce la fai, eh? Se sarto mi vede, eh sì. In mezzo alle rovine, ti frego io! Mortacci, che pigna che mi ha tirato, via! Via, via, via! Calma. Calma, relax. Dove stai? Vieni fuori! E quando ci metto troppo, e quando ci metto troppo! Niente, lo sapevo, era morto. Io tendo a temerti troppo, ti devo temere di meno. Ti devo temere di meno. Ecco. Basta temerti di meno e vai giù. Martello di Devonia. Elmo martello del crogiolo. Faccio vedere che questo magari è interessante. Dunque, perdo robustezza un botto, ma aumento resilienza. Guadagno d'alto sull'impatto, la perforazione. E perdo poco su magia, fuoco e sacro. Ma sai che quasi quasi. Vabbè. Vabbè. Mentre il suo martello. Martello enorme brandito da Devonia, membro piazzato di Cavalieri del Crogiuolo. Arma realizzata con oro primordiale, contraddistinta dai suoi riflessi scarlatti e pervasa da un'antica sacralità. Sulla parte frontale è raffigurato il torrente della vita. Vortice di Devonia. L'abilità speciale che fa. Proviamola. E dove cazzo lo è? Ecco. Porca miseria! Ma si concatena? No, non ha. Un po'. No. Bello però, ammazza. Io mi ero preso dall'albero madre. Tra l'altro per dei momenti difficili questo qua. Ve lo faccio vedere adesso. Che non è malaccio, a dire la verità. Dovrebbe fare anche altro, in teoria. In teoria dovrebbe fare anche altro, eccoci. E non è male, vi devo dire. L'ho provato in un mini dungeon, però non sono cose che.
Per ora mi sento di usare in pianta stabile. Dunque, mi metto seduto e vado. Mi metto seduto e vado. Allora, detto questo, dobbiamo andare a sinistra. Cosa? Ma non ho droppato nulla praticamente prima. Infatti è zero, vabbè. Allora, andiamo per di qua. Che da quanto mi dite è l'unico. Oh no, un altro di questi. Ma io farei tranquillamente a meno di tutto questo, eh. Se fosse possibile. Il DLC è pieno di aree dove ti aspetti qualcosa e dove poi qualcosa non c'è. Non quello! Ma io non lo voglio eliminare questo! Ma devo, mi sa, eh. Forse devo? Ma non mi veniva a cercare. Fatta affari tua. Ma ragazzi, ma... Ma quanto cazzarola è forte ancora? Cioè, boh. È l'unico nemico che proprio non vedo. Non vedo margine. Mamma mia. Ma proprio minimamente vedo margine. Via, 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 via. Te se schioppa. Il punto è che non. Sarà di qua? Sì. Questi non li riesco a ammazzare. Non c'è niente da fare. Li vedo troppo temibili. Chi è che sta giocando con le palline? Cima alla scalinata? Ma porca di quella miseria. Oh! Oh, ci manchi te, eh. Ci manchi te. Il vasaio impazzito è quello che mi sta più sulle palle da inizio gioco. Comunque di quelli lì di fuoco ne ho da eliminare tipo 4 o 5, eh. Sparsi per la mappa. Mannaggia. E questo? Non t'avvicinare, eh. Ale. Nel dubbio. Perché stavo qua a pregare. Ho capito. Oh, frammento di alberomba che era un botto che non lo trovavamo. E poi... Ah,
Qua non mi sembra ci sia nulla di davvero rilevante. Torrente si potrebbe? Si potrebbe. Aspetta. Prima di uscire, voglio finire dentro. Si sale o si scende con questo? Vabbè. Si sale. Devo ricordarmi che qui c'è della roba. Ok, vabbè, Torrente, hai fatto il massimo. Ti voglio bene lo stesso. Carica malissimo. Ti prendi sta pozione? Ale. Ma non droppi niente? Che amarezza. Piuma dell'uccello divino. Non ci avrò mai le cose per poterlo. No, in realtà sì, fede 24. Qua se uno ci avesse una build su fede, ho delle cose fighissime. Devo dire, siamo un DLC molto orientato su quel versante là. Non mi piace. Oh no. La magiscenza. La magiscenza. Andiamo su torrente, va. Mila magiscenza. E dunque. Abbiamo la parte bassa. Poi. Per Diana. Alzate! Vostra. Ma siete finiti? In realtà volevo ricaricarmi il mana, ma va bene lo stesso. Allora, perché sta crescendo la magiscenza? Perché ci sono gli... Fermo! Non c'è... Il bocciolo con la marcescenza. No, sanguinamento. Mamma mia. Il brivido. Col brividissimo l'abbiamo fatta questa. Qua non c'è niente. Arrivederci, arrivederci. Me ne vado. Altra grazia. E boss dentro, è un grande classico. Allora, 77.000, non ci faccio nulla. Si va.
no? C'ha la miseria però, signora. Ah, già c'è il doppio. Il doppio pungilion. Non riesco a leggerti per ora. Ma ti leggerò. C'ha degli attacchi caricati. Sono un attimino sgravati. Un attimino proprio. Corto e lungo. Signora, io mi devo... Maggiescenza! Vabbè, niente, è andata così. Mi fai respirare? È il tempo della cura! È il tempo della cura, vabbè. Sono opprimenti questi boss. Questo è strafattibile, eh. Però, mamma mia. Non ti danno il minimo margine, no? Incredibile. Vabbè, va. Andiamo a dare una mano. Che vuoi di sclera oggi? Già fanno 50 gradi fuori. Non c'ho la forza di stare qui 3 ore. Una piccola distrazione. E poi la grande polemica sulle evocazioni non l'ho mai capita. Cioè il gioco ti dà le evocazioni e che ti frega se uno le usa o no. Con questo aggiornamento dovremmo fare la maggiescenza. Oh, posso curarmi almeno con la lacrima vicino? Mi è concesso? Lagga. Questo ragionamento, il principio del purismo si applicherebbe a tutto. Non te devi potenziare. Barare no, ma sfruttare gli elementi che te danno, quello... Poi ognuno gioca come gli pare, ci mancherebbe altro, però... Certo, in questo DLC trovo... L'uso degli spiriti particolarmente gradito, proprio perché i boss hanno dei moveset molto più opprimenti di quanto non siano quelli del gioco base. Ma perché dai, io ho usato le lacrime pure nel gioco base, eh. Mannaggia la miseria! Pensavo di farcela. Guardate quanto, mannaggia! Però... Che poi... Nel senso, cioè trovo che sia assolutamente legittimo voler giocare senza, però è legittimo voler giocare con, quello è un po' il discorso. E sì. Ale. Ma perché faccio sempre il salto preventivo io? Mamma mia. Quanti punti che gli regalo ogni volta a ogni boss con sta cosa che... In tutti i giochi poi, in tutti i giochi in cui c'è il parry io sono sempre in anticipo. Poi tra l'altro, anche per fare un po' di sana ironia, sta lacrima sembra a volte un povero rincoglionito che spamma attacchi potenti e non sa fare nient'altro. Non capisce le priorità d'attacco, cioè è lì che vaga perché dice dai, ti sei messo a fianco un giocatore di alto livello, una mezza sega, utile solo come carne da macello poi di fatto.
se non avesse la capacità di distrarre un minimo il nemico, sarebbe inutile come la forchetta col brodo. Neanche farla apparire come tutto sto enorme benefit, a volte mi sembra anche eccessivo. È un'ottima distrazione. Ah, ok, ce la facciamo, manca stavolta. Temo di no. Temo di no. O forse sì. Se mi riesco a curarsi. L'ultimo corpo! Sì. Ale. Santa del Bocciuolo. 380.000. Cura la magiscenza! Cura. Ok. E fammi vedere un attimino. A parte che c'era la grazia qui. Ok, allora, intanto diamogli un bel punticino. E forza, siamo sempre uguali. Vi dirò. Andiamo di forza da sto giro. Dunque, diamo un'occhiata. Il potere che racchiude poi. Vabbè. Quando la chiesa fu ridotta in cenere, Romina scoprì un perverso elemento divino che tramutò nella funesta marcescenza scarlatta. Forse allora i boccioli avrebbero potuto attecchire di nuovo sui resti inceneriti. Poi sarà interessante vedere che tipo di armi dà. L'incantesimo lo posso intuire, sarà sicuramente quello con le farfalle esplosive. Siamo arrivati finalmente? Al momento della bruciatura? Dai, è fuoco, sì! Dai, è fuoco! Senza indugi ulteriori. Quello dovrebbe liberare il passaggio dell'inizio. In teoria. Direi di sì. E scommetto che dentro c'è il boss finale, vero? Arrivaci! La scalata verso il paradise! Capirai. Game over? Finito? Bravo, hai finito di LC, grazie! No, eh. Ci ho sperato, Ciospi. Ci troviamo qua, ok. Enir Lim. Ma io prendo la strada a destra, è un problema?
Se non c'è la strada, non importa! No. Vabbè, va. È un po' la cosa preventiva. Vabbè. Schinieri da guerriero dell'uccello divino, facci vedere. La forza dei calci, vabbè. No, devo dire che sto bene con i miei, grazie. Sto decisamente bene con i miei. E c'è un'altra grazia dentro. Capirai, sarà un incubo orientarsi qua dentro. Sarà veramente un incubo. Un incubo! Un incubo! Mi sentivo che avevo trovato qualcosa là. Che ci dai? Ceneri? Ci piace. Mi lasci. Fungo bianco. È un po' che non ci danno pezzi di albero, eh. È un po' che non ce li danno. Fagli far giro, fagli far giro per carità. Fagli far giro per carità. Sì, volevo fare una cosa fatta con calma. E non si può fare mai niente con calma. Mai. Io già mi sono perso comunque, eh. Nel senso d'orientamento. Già è andato a farsi Benedire. Sì, ma stai calmo, eh. Cioè, capisco l'euforia dell'incontro. Oh no, è un altro capocchione. Sì, però, oh. Anche meno. Sua. Ma me fai respirare 10 secondi? Madre Santissima! Che accollo proprio lì! Attaccato proprio lì con le unghie e con i denti! Mamma mia! Cioè, da mannallo veramente. Fa...
Vabbè, io devo andare via la roba mia e passo da un'altra parte, però magari è un po' più... Certo, capire dove cazzarola sta. Lì. Mi sembra. Vabbè, allora intanto una cosa che farei. Beh, no, però, perché quello mi... Lo metto a resistenza ai danni da fulmine. Ora riprendermi semplicemente le cose mie. Se fosse possibile. Se fosse possibile. Pure questo. Pure il buco. Basta tutto il resto. Pure il buco le mettono. Vabbè, tocca via questo, su. Il diversamente secco. Fermo. Sci tua. Ale. Vabbè, però, cioè... Il compagno in dissolvenza... Ah, accendi di spirito venerate? Però. Allora, noi adesso... Mannaggia, che... Silenzio, 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 che non si possono dire certe cose. Non sta bene dire certe cose. Caro, caro carissimo, mi cercavi sotto, vero? Saetta runica. Ma io infatti ho 250 saette runiche, ma usarne mezza? Oh, che magari ci dà un piccolo boost, eh? Little boost. Madre santissima. Allora io adesso devo andare su. Sì, abbiamo capito che vi accollate come se non ci fosse un domani. Allora, si diceva. Sì, vediamo che questo si accolli potente. Niente, si è girato subito. Curati, curati, curati per Diana. Non la voglio rifare 50. Guarda, guarda. Minchia se t'accoglio. Voglio curarmi. Sì. Ero convinto che mi avrebbe fatto sta qui 3 ore, invece no. E invece no. Tanto questo si ricrea ogni volta, vero? Garantito. Mannaggia tutto! Ah.
Io voglio credere che qui dentro ci sia una grazia. Vero? 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 Sì. Grazie. Parole incise si fondono. Qui abbandono tutte le mie paure. Grazie alla scoperta. Bene. Possiamo aumentare le ceneri. Ragazzi, io direi che per oggi possiamo fermarci qua, anche perché immagino che sopra ci sia qualcos'altro di molto temibile. La prossima volta andiamo a vedere dalla leggidita, se c'è un'arma intrigante da poter usare dopo quel boss. Poi continuiamo qua su. Sperando che ci sia margine per crescere ancora, perché chiunque mi parla del boss, cioè chiunque mi abbia parlato del boss finale in questi giorni, mi ha messo un'ansia che voi non avete idea, quindi spero che arrivi il più tardi possibile, eh? Quindi ci vediamo domani.